Il mondo del piccolo schermo piange la morte di Vittoria Piancastelli, l'attrice pugliese formatasi alla scuola di Gigi Proietti, che si è spenta sabato 12 settembre a Roma all'età di 53 anni dopo una grave malattia che ha affrontato per un anno. È l'ANSA a riportare la notizia della morte della Piancastelli, che nella lunga carriera ha interpretato molti ruoli nelle grandi fiction italiane, uno su tutti quello di Cristiana Mastrangelo. Molti sicuramente i fan che la ricorderanno in ultimo, giornalisti, Valeria Medico Legale e ancora Il Bambino della Domenica, Un Medico in Famiglia 6, Ho Sposato uno Sbirro 2 e Don Matteo 8. Non solo fiction però nella carriera di Vittoria Piancastelli, ma anche tanto cinema, a cominciare dalla collaborazione con Aldo Giovanni e Giacomo nel loro esordio sul grande schermo con Tre Uomini e una Gamba, per proseguire con Non ti muovere e La scuola è finita. Oggi, 14 settembre, presso l'ospedale San Camillo di Roma, dalle 11 alle 14, sarà aperta la camera ardente per tutti coloro che vorranno rendere omaggio all'attrice, mentre i funerali saranno celebrati presso la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice martedì 15 settembre alle ore 11:30.